Ragazzi, dunque noi oggi affronteremo una serie di tematiche di diritto amministrativo, adesso vi dico subito quali sono. Io vi ho fatto distribuire una rimessione alle sezioni unite di una sentenza della Cassazione Lavoro e vi chiederò, leggendovi quella rimessione alle sezioni unite, che cosa vi viene in mente. Cioè, non è che ve l'ho fatta distribuire così. C'ha a che fare con l'amministrativo. Vediamo se riuscite a capire che cosa c'entra il diritto del lavoro col diritto amministrativo. Questo vi serve per i tempi. Oggi parleremo di tre cose importanti, come al solito, del resto scelgo cose importanti. Parleremo della urbanistica e dell'edilizia, in particolare dei rapporti che ci sono tra vincoli espropriativi, vincoli conformativi, zonizzazione, localizzazione, piani regolatori, perequazione urbanistica, che è una cosa abbastanza delicata. Poi parleremo del controllo, controllo positivo, controllo negativo, impugnazione degli atti di controllo, degli atti controllandi, tipi di controllo. E infine parleremo anche dell'ANAC e in particolare delle sue linee guida che fanno molto discutere, come sapete, perché siamo a cavallo tra atti di natura normativa e atti amministrativi generali. Il Consiglio di Stato ha detto la sua, il parere, prima che uscisse il codice dei contratti, e naturalmente la dottrina è un po' controversa, lì si tratta di veri e propri regolamenti oppure si tratta appunto di atti amministrativi generali, che cosa cambia tra i due. Infine, last but not least, come si dice in questi casi, fatevi innanzitutto, come dire, sono felicissimo non solo per Ilaria che è appena diventata avvocatessa, voglio dire, facciamogli tanti auguri e in bocca al lupo, ma anche per il nostro Emilio, il quale ha appena fatto anche l'orale di procuratore dello Stato, per cui che dobbiamo fare? Dobbiamo solo essere molto contenti perché il nostro lavoro, come le formichine, giorno dopo giorno, paga, ragazzi, paga. Ma paga per un motivo molto semplice, paga perché io ci metto l'anima, ma voi ci mettete pure il cuore e ci mettete anche voi l'impegno, perché quello che conta poi, no Emilio, mi confermi, è la costanza, c'è niente da fare. Io non l'ho mai visto Emilio assente, ragazzi, mai. E alla fine ha pagato, gira gira, paga. No, del resto si può anche, e lo dico a beneficio di chi ci segue da fuori, naturalmente recepire dall'esterno. L'importante è essere costanti nello studio e con tanta passione. Detto questo, partiamo, fatemi salutare tutti, e si parte. Allora, partiamo dalla prima, in particolare, dalla prima cromo, che come mi avete sentito dire, si occupa di pianificazione urbanistica, vincoli e perequazioni. Vai Emilio. Tra le facoltà in qualche modo intrinseche al diritto di proprietà vi è tradizionalmente annoverata quella edificatoria, che tuttavia non può estrinsecarsi random, dovendo piuttosto essere coordinata con le analoghe facoltà degli altri proprietari ubicati in un dato